Giornata di commemorazione oggi a Napoli in occasione del 2 novembre per la ricorrenza dedicata ai defunti. Questa mattina al cimitero Nuovissimo sono state deposte le corone di fiori alla Cappella degli Undici Fiori del Melarancio, sulla tomba di Annalisa Durante e alla Cappella del Presidente Leone. Alla presenza del vice sindaco Raffaele Del Giudice e dell'assessora con delega ai cimiteri Alessandra Sardu, la delegazione istituzionale con il prefetto Carmela Pagano ed i rappresentanti delle forze dell'ordine si è poi spostata al cimitero monumentale per rendere omaggio alla tomba del presidente De Nicola. Un doveroso omaggio in una giornata come ogni volta la nostra città sa fare, a nome del sindaco, della giunta, del consiglio comunale, insomma anche un dovere della memoria per i nostri defunti e soprattutto è un dovere perché abbiamo visitato dei luoghi in questo cimitero straordinario, molto bello, che riguardano anche la memoria, i nostri presidenti, le vittime. Insomma, ed è stato un momento anche molto importante dove la città fa quadrato, la città sa come ricordare le persone che hanno dato lustro, le persone che si sono sacrificate ed è anche un modo per ricordare sempre, tutti i giorni, le persone a noi care. La mattinata si è conclusa alla Chiesa Madre con la messa celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe. In tutti quanti esiste una particolare sensibilità, apertura verso i nostri defunti, li sentiamo vivi, no? Il carattere napoletano poi, proprio perché sa incarnare bene certi sentimenti interiori, spirituali, a prescindere uno è cattolico, non è cattolico, eccetera, ma rimane un forte vincolo di rapporti con quelli che ci hanno preceduti. Il fatto che, vedete, anche alle volte nelle nostre case, nelle nostre famiglie, portiamo il quadro del papà, della mamma, no? Io per esempio nel mio breviario c'ho papà e mamma, per cui me le ricordo ogni momento. Ecco, questa napoletanità anche di fronte a questo grande mistero, dramma che è la morte, fa capire anche il senso noi che diamo alla vita, crediamo alla vita, quindi crediamo anche a quelli che fisicamente hanno lasciato la vita, ma che comunque continuano a rimanere nei nostri cuori. E nella nostra speranza.